Ciao a tutti, oggi siamo qua per pulire la nostra capa, solo che io non voglio pulire la capa fuori, voglio pulire dentro perché mi hanno già chiesto qua sui commenti come pulire la capa dentro. E guarda, la mia capa non è sporca tanto perché io avevo fatto quella miscela del ci fai da te. C'è questo video qua, vi lascio qua nella descrizione, che è molto buona per pulire l'acciaio. Però oggi voglio togliere questa parte qua e voglio pulire proprio dentro. Questa parte, ragazzi, io lavo in lavastoviglie. Io non lavo mai a mano perché è troppo lavoro. Preferisco mettere, togliere e mettere in lavastoviglie che è più veloce, così faccio una pulizia più profonda. Quindi vi chiedo di essere con me fino alla fine di questo video e facciamo adesso una miscela facile e veloce per pulire, una miscela che non è difficile, così puliamo insieme. Adesso vi farò vedere la miscela. Questa miscela ti aiuterà a pulire dentro della tua capa. Io userò 200 ml di acqua calda, un cucchiaio, questo cucchiaio piccolo, di bicarbonato di sodio, 100 ml di aceto di vino bianco o aceto di alcol e 3 gocce di sapone dei piatti, qualsiasi sapone hai. Adesso facciamo. Li ho appena torti qua, questi li metto in lavastoviglia, ma se tu non vuoi farlo in lavastoviglia, questa è rovinata, ragazzi, non sono stata io. Io quando mi sono sposata con mio marito, questa casa c'era già, quindi ci sono delle cose qua a casa che non sono stata io. Quindi neanche questo così, guarda, vedi che è uscito qua, non lo so cosa hanno fatto, che è rimasto così. Però io questo vi consiglio, questa stessa miscela fai doppio, bella grande, no, dove vuoi te, può essere anche al lavandino, lo lasci al mollo che esce tutto il grasso che c'è, anche con la miscela lì va bene per pulire questa. Però io la metto in lavastoviglie che è un attimo, tanto di notte la faccio girare, la lavo. E basta. Oggi non userò più il fornello, per quello sto pulendo qua, perché non userò più. Faccio tutto freddo oggi qua a casa, quindi niente, con questo caldo non riesco a mangiare le cose calde. Comunque, adesso puliamo, guarda, non è tanto sporca, però c'è un po' di grasso lì, vedi? Puliamo tutto, qua non lo tocco perché è la parte proprio del motore, quella cosa lì non lo tocco. Lo tocco solo qui, qua su, vedi lì? Lì c'è grasso, lo pulisco bene e pulisco anche qua. Questo qua è da togliere anche per pulire qua dentro, ma io non riesco bene a pulire perché
Lascio per mio marito quando lui ogni tanto apre qua e la puliamo qua dentro bene. Comunque vedo cosa posso fare per lasciarla bella pulita e iniziamo. Ah, un'altra cosa. Usarò la miscela, una spugna per passare qua perché tu puoi anche mettere in un barattolo, ma io preferisco così. Io userò i guanti perché ho qua la mia dita, ragazzi, che mi fa un male. Guarda qua. Mi è rotta la unghia, quindi devo sistemare le unghie domani. Quindi non voglio lasciare cadere niente di detersivo sopra. Iniziamo. Ragazzi, guarda che sporco, guarda, questa è solo la prima volta che sto passando. Ho messo là la miscela e adesso sto asciugando, ma guarda com'è sporco. Bella, pulita, brillante. Più brillante dentro che fuori. Tutto con questa miscela qua. Non vi dico il casino che c'è, perché adesso devo pulire anche qua il fornello, perché è tutto sporco, ma è stato un lavoro bellissimo. Guarda com'è rimasta. Questi qua, come vi ho detto, li ho toccato pochissimo, però è uscito benissimo. Guarda, si vede. Il fornello è un specchio. Adesso vi mostro cosa finisco. Ho qua questo casino da sistemare, approfitto della miscela e pulisco anche qua sopra. Guarda che c'è già qua polvere anche qua, tutto con quella miscela lì e anche qua su. Così sono a posto con la cappa dentro e fuori. Adesso vi farò vedere solo alla fine. Guarda che bel lavoro. Tutto pulito, guarda qua, pulitissimo, tutto con quella miscela lì, tutto qua sopra, guarda, pulitissimo. Il segreto per pulire l'acciaio è subito dopo che tu passi un pano bagnato, subito dopo un asciutto, così rimane bello, brillante, luminoso. Guarda che bello. Adesso metto qua e le mie cose lì, le metto qua sopra.
sarà tutto a posto. Prendiamo adesso, guarda che bel lavoro, mamma mia, anche dentro un specchio. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like. Un bacio, alla prossima. Ciao!